Ragazzi, scusate. Sì, pronto? Ma adesso io starei facendo... Io sto lavorando, te lo dico. Dai, ti posso prendere dopo con la Porsche Royce, va bene? Come che lavoro faccio? Non te lo posso dire, è un segreto. Ciao, 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 ciao. Scusate ragazzi, ma mi hanno interrotto. Chi ti chiama al lavoro? Ah, era Sergio. Sergio chi? Sergio Ramos. Quando il supereroe è barman, non può solo salvare la gente nella propria città. È Verona, no? No, Verona. Non sapevi? A Verona. Ad ogni modo, oggi ragazzi ci spostiamo in Louisiana, specialmente a New Orleans. New Orleans, come preferite pronunciarlo. Oggi prepariamo il Ramos Gin Fizz. Non è altro che il classico Gin Fizz, però rivisitato, un po' particolare. Praticamente siamo intorno al 1900, c'è un certo Henry Charles Ramos, da cui il cognome prende il nome del drink. Lui faceva il suo House Fizz, che non era altro che un Gin Fizz un po' più pimpato, un po' più elaborato. Andava ad aggiungere al classico gin limone, zucchero e soda del lime, che all'epoca era molto, diciamo, era un agrume di lusso perché era difficile da trovare, e andava a unire la panna, bensì la panna, con l'albume, quindi latte e uova messi insieme che un po' collidono, ma shakerando forte riusciamo ad unirli. Ed infine delle gocce di acqua al fior d'arancio. Ragazzi, preparatevi, perché questo drink ci vogliono almeno 10-15 minuti per prepararlo. Ma non per versare gli ingredienti, per shakerarlo. Ebbene sì, si narra che nel suo locale i suoi barman avevano gli shaker boys. Quando il drink era pronto andava shakerato e veniva shakerato per 10-15 minuti. Andiamo a vedere gli ingredienti. Tu sei proprio in tinta con la cucina. Molto camaleontico? Ah, ma scotta il forno! Potrei prendere fuoco. Distillato che utilizziamo in questo drink è il gin, un London Dry, classico stile secco con prevalenza di ginepro, quindi non utilizziamo gin troppo aromatici. Zucchero di canna liquido, albume d'uovo, fresco pastorizzato, meglio, della panna liquida per dolci già zuccherata, dell'acqua sodata, del selfo, della soda, va benissimo, quindi acqua frizzante, dell'acqua fior di arancio, pam, limone fresco, lime. Sempre freschi ragazzi, mi raccomando. Bene ragazzi, possiamo iniziare. Forno subito e mi informo. E mi inforno. Tecnica shake, quindi andiamo a mettere il ghiaccio. Raffreddiamo il bicchiere. Il drink verrà servito senza ghiaccio. È una giratina. Vuoi vedere il ghiaccio che parte? Visto? Prevedo il futuro. 45 ml di gin, 25 ml di zucchero liquido. Anche questo lo trovate al supermercato, oppure ve lo fate a casa. 30 ml di panna, lime e limone. Tagliamo con un coltello a metà. Se ci pensate, i lime anche in diverse parti d'Italia può costare anche 20-25 euro al chilo. Quindi 10 ml di lime e 15 di limone. Voi direte, perché due agrumi insieme? Vorrei saperlo anch'io. Due agrumi insieme perché hanno gusti e acidità diverse che insieme è come se creassero un terzo agrume. Acqua e fiori d'arancio, ragazzi, pochissima, proprio prendi una cannuccia e butti dentro una goccia, perché è molto molto potente. 25 ml di albume, gin, limone, zucchero, lime, panna, albume. La soda, ragazzi, la mettiamo dopo. Perché? Perché è frizzante, quindi se la shakerassi andrei a rovinarla e a far esplodere lo shaker. Shakeriamo il tutto, facciamo una dry shake, visto che c'è l'albume e la crema. Shakeriamo il tutto a freddo, vediamo bene lo shaker, 3-4 secondi così, che andiamo a premontare albume e panna. Fa già una schiumettina interessante. Va shakerato tantissimo, almeno 3 minuti. Sembra pochi, ma 3 minuti a shakerare è tantissimo, però ne varrà la pena. Vai, ghiaccio. Pensate che durante il Mardi Gras, quindi il martedì grasso a New Orleans, nel locale di Ramos, assumeva addirittura 30 shaker boys che shakeravano bam 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 Ramos Fizz di ogni tipo. Più si shakera e più diventerà cremoso, morbido. Vai, 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 vai. Potrei raccontarvi una barzelletta nel frattempo. Oh ragazzi, ho bisogno del cambio. Non ce la faccio più, datemi il cambio per favore. Oh, mi raccomando. Vai, cambio. Qua metterei la scritta Claudio Peri in camera. Ciao. Quanto è passato? Oh, mi do il cambio da solo. Ciao, ciao. Ciao, me ne fai 3. Chiusi. Ho il fiatone. Filtriamo il tutto, ragazzi.
Il trucco, ragazzi, è aspettare un attimo che si secchi un po', in gergo così, e poi aggiungere la soda, perché il vero Ramos Gin Fizz deve avere un cappello di schiuma che esce fuori. Allora, ne mettiamo un po', fino a che arriva a livello. Poi attendiamo, ragazzi, un paio di minuti. Così le bollicine che salgono su cominciano a disidratarsi e aggiungendo ancora la soda salirà ancora di più. Vedete che si sta addensando qua? È un cocktail d'aperitivo o da... Qua è un all day cocktail. Bello, fresco, né dolce né sour, quindi né dolce né acido, un bel mix. Ci sta molto bene l'aperitivo, ma è anche adatto al dopo cena, una sorta di sorbetto. Sembra quasi una birra appena spillata. Super! Molto bello da vedere, ma rendiamolo ancora più figo. Una cannuccetta colorata messa al centro è top. La leggenda narra che un Ramos Gin Fizz fatto bene debba sostenere la cannuccia al centro. E mi sa che, modestamente, mi informo un attimo ancora. Mi dicono dalla regia, momento barman. Sudati, ma ce l'abbiamo fatta. Ecco, magari la prossima volta, se mi dite che dobbiamo fare Ramos Gin Fizz, mi metto la canottiera. Facciamo entrare Pippo? Di berlo? Con la cannuccia o senza? Dipende se vuoi farti tutte le bubble nella faccia o assaggiarlo con la cannuccia. Vai, vai, stata senza cannuccia. Tu fammi sapere quando vieni, che magari mi incastro col giorno che vengo a registrare, così sono chiuso. Perfetto. Bene, ragazzi, vi invito tantissimo a provarlo a casa. Se magari state andando in palestra, non ci andate, ma allenatevi durante la shakerata. Ordinato nei locali, e qua poi mi picchieranno perché ho detto questa cosa. E mentre lo bevete, lo preparate, fate una storia, un post e taggatemi Claudio Peri su Instagram e Cucina da Uomini sempre su Instagram. Qua sotto, ragazzi, se vi è piaciuto il video, mettete il like, condividetelo sui social, ma soprattutto commentate e trovate gli ingredienti qua sotto. Ci vediamo alla prossima serata. C'è il cellulare che devo richiamare Sergio Ramos?